Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Loletta 5, non so se mi vedete, eccomi qua. Ho la batteria quasi a terra, però voglio farvi questo video speciale lo stesso. È un video dedicato agli animali, a chi ama gli animali, un videovlog speciale per tutti voi amici. Ho un gatto che oggi al momento siamo il 22 agosto dell'estate 2015 e sta molto male. A ottobre avrebbe compiuto 13 anni. Sta male perché la media dei gatti varia da 12 fino ai 15 anni, lui quasi 13 ormai ne ha. Purtroppo è da un paio di anni che ha il diabete, anche meno. Lui non si faceva curare perché i gatti sapete come sono. Ho provato davvero di tutto, veterinario, pillole, farmaci, ma niente, non si faceva curare completamente. Ora comunque sta molto male e sta soffrendo di vecchiaia e anche della malattia. Ve lo faccio vedere piccolino. Come vedete è posizionato qua sotto. Io gli guardo sempre la pancia per vedere che respira, ancora sta respirando. Sta soffrendo, ma in modo naturale. Io quello che vi consiglio, anche se voi avete dubbi, anche se siete indecisi come lo ero io, la veterinaria non può fare assolutamente nulla, cioè voi conoscete il vostro gatto meglio di chiunque altro e queste sono state le parole della mia veterinaria. Cioè noi sappiamo i sintomi, noi sappiamo tutto, ovviamente non siamo medici, però conoscendolo, se voi avete davvero amato e davvero ci siete stati a contatto col vostro animale domestico, che sarà come vostro figlio o fratello, sapete tutto, è inutile. Teodoro io l'ho preso quando io avevo 11 anni, era per l'Immacolata a dicembre del 2002. Quando l'ho presi, una mia zia di Ragusa mi disse che c'era una cucciolata che era davvero bellissima, tutti i gattini bianchi con gli occhi azzurri, alcuni color verde, e io ne volevo uno, volevo quello bianco con gli occhi azzurri. E così l'ho presi. L'ho preso, lo portai a casa, all'inizio il primo anno di vita è stato un po' scombussolato dal fatto che lui non mi conosceva, io non conoscevo lui, non conosceva le mie abitudini e viceversa. Pian piano ci siamo amati, ci siamo voluti bene, litigavamo, ci parlavo come ci parlo tutt'oggi. E lui mi ha accompagnato per ben 12 anni di vita, quasi 13, io ne avevo ragazzi 11, ne ho 23, quasi 24. Quindi insomma mi ha accompagnato per metà della mia vita fino adesso. Il tutore è stato molto importante. Mi ha accompagnato nel primo anno delle medie, nel secondo anno della seconda media, terza media, primo superiore, secondo, terzo, quarto superiore, quinto. La mia triennale dall'accademia, all'università, i miei 3 anni di scenografia mi ha accompagnato pure, mi ha accompagnato in questi lunghi 2 anni di malattia anche in famiglia con mia madre e dei miei ipotetici lavoro, mini sbrex senza senso che sto trovando e che cerco tutt'oggi. Mi ha accompagnato in tutta la mia vita, in tutto il mio percorso di vita. Teodoro è stato importantissimo per me, c'era nei momenti difficili. E sembra strano, ragazzi, ma non lo è. Un animale, l'amore che può darvi un gattino, un cane, un coniglio, qualsiasi animale, se voi lo amate incondizionatamente, lo volete davvero bene, ma un bene dell'anima, loro ci sono, ci saranno sempre. Io mi ricordo che ero seduta qui, in questo scalino, a volte piangevo per problemi miei, fatti miei di adolescenza o in famiglia, e lui Teodoro ora è messo qui. Oppure si posizionava ad altre zone, lui mi vedeva da lontano e si sedeva vicino a me e vedeva che io piangevo, mi faceva così con la zampa, anche mentre mangiavo mi chiamava con la zampa, scappava e si infilava nella mia stanzetta, si infilava sotto il letto. Tante volte, spesso la mattina, io me lo trovavo accanto a me vicino al tappeto o addirittura sopra il letto che mi saliva per svegliarmi. Oppure miagolando dietro la porta della mia stanza perché voleva vedermi. Ragazzi, queste sono cose che non si possono descrivere. Tante volte, come un cane, ragazzi, Teodoro si è comportato come un cane per me. Perché come un cane? Perché aveva certi atteggiamenti del cane, mi chiamava, mi andava presso a presso tipo papera. Anche una papera, era tutto. Teodoro per me è tutto e sarà per sempre tutto. Io
non prenderò più nessun animale perché per me è stato lui il primo e l'ultimo, poi chissà nella vita. Però vederlo soffrire adesso in questo modo, ragazzi, che soffre ufficialmente da più di una settimana, è brutto, è molto brutto, è scoraggiante anche per te stessa, è... non abbandonate gli animali, non lo fate mai, amate le vostre creature perché sono un dono di Dio, come lo siamo noi esseri umani. No, noi non siamo eterni qui, non siamo noi eterni, manco noi esseri umani ci vogliamo uccidere animali, però io credo che loro resteranno sempre nel nostro cuore. Quindi questo video, nel bene e nel male, è dedicato a lui. E vedete, l'ho letta Five prima volta piangere. Però il bello di YouTube è anche questo, farvi vedere la realtà. Condividere tutto virtualmente. Io penso di essere una persona abbastanza sincera, pulita e genuina, perché me lo dicono le altre persone, quindi effettivamente è così. Vi saluto, ragazzi, e penso di essere stata abbastanza chiara. E non sono lacrime finte, chi mi conosce lo sa che a Teodoro l'ho voluto bene tantissimo. Teodoro si chiama, si chiama. Spero che andrà in qualche altra dimensione, molto più naturale possibile, più semplice. Non fagli fare terapie o cose varie quando ormai sono vecchie. Li fate soffrire soltanto di più. Cerchiamo di farli andare in modo più naturale possibile, come la natura d'altronde. Iscrivetevi al mio canale se vi ho fatto bene, sto scherzando. Mettete un bel pollicione su se vi è piaciuto il video, commentate se anche voi avete un animale domestico, che fine abbia fatto o se ce l'avete ancora. Raccontatemi tutte le vostre storie, ragazzi, cercherò di raccogliere tutte le domande il più possibile, perché non creare un altro vlog sugli animali. E condividetelo con i vostri amici e grazie per aver visto questo video. Nel mezzo, quando avrò parlato, spero di aver inserito diverse immagini e foto di Teodoro, quel che rimane, perché purtroppo il computer mio, il primo, si è rotto, quindi cercherò di acchiappare più foto possibili. Ti amo, Teodoro, e ti voglio bene, ti amerò per sempre. Ciao, cucciolo mio. Ciao a tutti, ragazzi, siamo oggi il mercoledì 26 agosto dell'estate 2015. Un paio di la settimana scorsa ho fatto un video dedicato al mio gatto Teodoro, che stava male. Bene, ieri è morto, si è andato via. E questo è un vlog speciale che sto facendo apposta per voi, per far vedere come è triste e vuota la veranda senza di lui. Non vedevo questo marmo da non so quanto tempo. Qui c'era la ciotola, l'acqua, la lettiera. Mia madre ha messo una pianta. Qui lui saliva. Ora c'è la macchinetta del caffè. E qui un'altra pianta, che con lui se le mangiava sempre. È strano come la vita ti porta davanti a delle situazioni che non vorrei e non volevo che accadessero mai, ma purtroppo sono accadute. Viverlo con la coscienza di poi, perché ieri ero totalmente distrutto e non riuscivo neanche a parlare. Teodoro per me è stato un amico, mio fratello, è stato il bene più prezioso che potessi avere, questo amore incondizionato che soltanto Teodoro poteva darmi. Questo sarà un video speciale dedicato a Teodoro, ma non tanto come lui è morto,
ma come ha vissuto. I video frame che vedrete successivamente e le foto sono per saltare la sua anima, dolce e pura e ingenua, di un gattino, di un gattone. E la sua sepoltura è stata abbastanza semplice. E me lo ricorderò per sempre. Ciao Teodoro, riposo in pace, amore mio, piccolo mio. Ragazzi, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, commentate qui sotto e scrivetemi se anche voi sotto avete perso un animale e che cosa voleva dire questo per voi. E iscrivetevi al mio canale Loretta 5 Channel, anche mettete un mi piace a Loretta 5 sulla mia pagina Facebook e grazie per continuare a seguirmi. Numerosi. Ora sono senza più un animale domestico e credo che lo sarò per molto. Sarà difficile dimenticarlo, ma non dovrò dimenticarlo. Dovrò sempre ricordarlo e portarlo dentro me, dentro il mio cuore. Solo così vivrà per sempre. Ciao a tutti.